Passiamo ora a quella che è la fatturazione. Ricordo che siamo sempre partiti dal nostro cliente sul quale abbiamo creato una pratica. Su questa pratica abbiamo finora visto impegni e scadenze, allegati, modulistica e gestione economica. Adesso passiamo alle fatture. Nel momento in cui vado nella fattura relativa, ovviamente a questa pratica, perché ovviamente è possibile, creare anche fatture partendo da zero senza passare dal cliente, clicco nel menu contestuale Nuova fattura. Ora facciamo un attimino un passo indietro. Nella mia gestione economica, come visto nel video precedente, ho inserito due voci per questa pratica. La prima era progetto, una descrizione che avevo inserito, la seconda era fine lavori. Nel momento in cui io vado a inserire queste voci, posso, come vi ricordo, ho scelto per la prima di fatturare, per l'altra di non fatturare. Nel momento in cui io vado in fatture emesse e seleziono nuova fattura, visto che sto venendo da una pratica che ha una gestione economica, Studio mi dice: hai queste voci che hai scelto di fatturare, vuoi che te le inserisco? Posso anche ovviamente deselezionarle e dirgli di no, ma posso tranquillamente dirgli di sì. Quindi do l'ok e in automatico la voce viene inserita all'interno della fattura. La numerazione della fattura è automatica, la data è automatica, ma posso ovviamente andare a cambiare, scegliere un diverso tipo di fatturazione, quindi se schiaccio sull'help contestuale mi viene fuori come è possibile andare a impostare la fatturazione per renderla sempre più aderente alle mie esigenze. Ovviamente posso aggiungere ancora voci se dovessero servire. Nel momento in cui ho finito posso fare salva, la fattura viene inserita e posso passare a un'anteprima eventualmente di stampa. Questa anteprima di stampa ovviamente andrà a prendere quelli che sono i dati che io ho impostato all'inizio all'interno di Studio. Ovviamente è un word processor, quindi posso cambiare tutto quanto quello che desidero. Quindi la mia fattura per questa pratica è stata emessa. Ovviamente la fattura la ritroverò anche nel tab Fatture generali, dove anche qui potrò andare ad effettuare quella che eventualmente è una ricerca.